Buonasera in studio a Venezia Massimo Bonella da Radio Favaro Veneto, Pianeta Oggi TV per un'edizione speciale di Osservatorio Antimafia. Un saluto alla regia centrale di Treviso, a Rosario Moreno e all'assistente Ugo. Dunque, parleremo del caso Teleiato Pino Maniaci. Innanzitutto tengo a precisare che la nostra testata pianetaoggitv.net ha pubblicato un articolo di Antimafia 2000 ed è in attesa degli esiti relativi alle indagini della Procura di Palermo nei confronti di Pino Maniaci. Dunque, alle 20:01 abbiamo in collegamento telefonico in diretta da Palermo il direttore di Antimafia 2000, testata giornalistica online, Giorgio Bongiovanni. Ciao Giorgio, ci sentiamo. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie. Ecco, innanzitutto grazie per aver accettato questo nostro invito e ti chiedo subito quali le ultime notizie sul caso Teleiato. Purtroppo io sono molto addolorato perché Pino Maniaci lo conosciamo molto bene noi del giornale Antimafia 2000, le sue battaglie. La collaborazione reciproca con la testata Teleiato e con la persona di Pino Maniaci. Detto questo, noi da oltre un anno non avevamo, diciamo, un rapporto frequente perché noi avevamo intuito che il percorso di Pino Maniaci non era più lo stesso, ma aspettavamo approfondimenti. Abbiamo aspettato infatti un anno e dopo è successo questo che è successo, quindi io non a noi non interessa il reato di estorsione che la Procura di Palermo rivolge a Pino Maniaci, presunta estorsione. Quello che noi vogliamo sapere da Pino Maniaci perché lui ha detto il falso, perché lui ha usato la lotta alla mafia per sue iniziative personali, per problemi sentimentali, come la morte dei suoi cani, la macchina bruciata. Non la causa non è stata cosa nostra, ma motivi molto intimi e personali. In Sicilia si dice comunemente questione di donne, purtroppo è vero, era una questione di donne. Quindi noi vogliamo sapere perché Pino Maniaci ha fatto questo. Domani ci sarà una conferenza stampa con il suo avvocato Antonio Ingroia che lo difende, noi saremo presenti e vi daremo più notizie. A mio giudizio, cioè, lui, come tutti gli uomini, sbagliamo, ma deve chiedere perdono che ha sbagliato, deve fare un passo indietro, dimettersi da Teleiato, dare la possibilità a quei ragazzi che hanno dato la vita a Teleiato di andare avanti e di ammettere l'errore grave che ha fatto e fare un passo indietro. Tutto qua, questo è quello che noi pensiamo. Certo, ecco, io ho visto il tuo editoriale dal titolo Una grave ferita da sanare, quindi adesso ci dovrebbe partire un lavoro anche di, come dire, di bonifica di tutto quello che è successo. Ma quello che noi sappiamo è che cioè, fino a prova contraria, la redazione è pulita. Purtroppo il direttore è macchiato di questo gravissimo errore etico. Noi non abbiamo gli elementi per sapere se lui ha veramente commesso il delitto di estorsione. Lo stabiliranno i giudici con un processo se ci sarà e una sentenza se ci sarà. Certo, le intercettazioni sono dei gravi indizi probatori anche se si tratta di poche cifre. Poi il comportamento antietico purtroppo emerge chiaro dalle intercettazioni.
Questo è un colpo per i movimenti antimafia. Ma è un colpo per il movimento antimafia. Io ho una mia opinione sulla questione dei movimenti antimafia. Addirittura vogliono creare manifesti nuovi di parlamentari, giuristi, ex giudici che vogliono fare un'associazione per la vera antimafia. Per me queste sono tutte baggianate, stupidità. L'antimafia è un problema di volontariato dei cittadini. E se ci sono cittadini in sintonia tra di loro, si uniscono e insieme ad altri cittadini, magari con idee politiche diverse, idee religiose diverse, creano dei comitati, delle associazioni e fanno antimafia sociale. I giuristi si possono riunire tra di loro con i giudici e fanno le loro associazioni. Non capisco perché si vuole creare un'etichetta, un'elite dell'antimafia. L'antimafia è l'azione. Chi fa delle azioni disinteressatamente, senza scopo di lucro e solo con l'amore per liberare la propria terra dalla criminalità organizzata, è seria. Quindi noi, nel nostro piccolo, il nostro giornale è gratuito. Noi vendiamo il giornale, quello che va in edicola, una volta all'anno, e noi prendiamo, i nostri finanziatori sono privati, cioè persone come me, come te, come voi, che mettono le mani in tasca e aiutano Antimafia 2000. Noi non prendiamo finanziamenti nemmeno dallo Stato, figurati dalla Regione, e facciamo il nostro, noi siamo giornalisti, ma abbiamo, tranne gli addetti ai lavori, i ragazzi che lavorano in antimafia con il volontariato, che cerchiamo di pagare le spese per il loro viaggio, per il loro spostamento, ognuno di noi ha un lavoro professionale a parte per finanziare antimafia. Per me questa è la vera antimafia. Poi ognuno faccia quello che vuole. L'importante è che si rispetti la legge. E mi pare che la Procura di Palermo, ancora una volta, ha dimostrato che non guarda in faccia a nessuno, e quando noi presunti o veri operatori antimafia sbagliamo e andiamo contro la legge, i giudici non guardano in faccia a nessuno e ci puniscono. Certo. Allora, guarda, io non ho... Prego, Giorgio, volevi aggiungere qualcosa? Niente, sono solo dispiaciuto, dateci, non abbiamo ancora chiuso il cerchio. Perché mi sembra che in una democrazia il cerchio si chiude quando l'imputato, in questo momento l'additato, l'accusato, non ha espresso la sua difesa. Lasciamogli esprimere la sua difesa prima di dare un giudizio definitivo. Domani c'è la conferenza stampa di Pino Magnaci alle ore 12 a Palermo, e quindi lo ascoltiamo e dopodiché magari ci risentiamo e vi dirò quello definitivamente cosa penso. Perché io voglio, esigo delle risposte da Pino Magnaci. E mi sembra che lui ha detto: domani vi darò delle risposte, vedremo, e poi ci risentiamo. Perfetto, allora ecco, se sei d'accordo noi potremmo aprire delle finestre, diciamo, con dei speciali di osservatori antimafia per avere sempre le ultime novità su questo caso. Va bene? Sì, a disposizione, Massimo, d'accordo. Perfetto, allora io ti ringrazio Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Niente, buon lavoro e sì, siamo amareggiati anche noi comunque, ecco, E lo quello che so, succede. speriamo, speriamo. Un abbraccio. Benissimo, altrettanto a te Giorgio e un saluto alla tua redazione di Palermo. Una buona Grazie. sera. Grazie. Ciao Giorgio. Bene. Bene Massimo, stavo dicendo. Bene, alle 20:10 allora concludiamo qui questa edizione speciale di Osservatorio Antimafia. Se volevi, non so, aggiungere qualcosa tu, Rosario, un tuo No, parere ha per me. detto bene Giorgio, insomma, in fin dei conti. Attendiamo, adesso c'è la conferenza stampa perché abbiamo sentito una campana, una sola versione cosa, sentiamo tra virgolette l'imputato, non è che, cioè, non lo voglio definire imputato, però sentiamo cosa avrà da dire Pino Magnaci domani, insomma, stessa conferenza stampa, e sentiamo esattamente cosa dice. Poi Giorgio ci terrà con la sua Antimafia 2000, ci terrà informati su tutta la vicenda, no Massimo? Quindi Sì.
Quindi insomma attendiamo, non vorrei sbilanciarmi, capito? Dire qualche cosa che dire esatto. Io sai come la pensi? Io penso che fin quando una persona non viene condannata definitivamente, in questo caso non è ancora né imputata, non è neanche istituito un processo. Quindi sentiamo per questo, per me resta da sentire anche la sua campana e poi dopo vedere insomma come va la cosa, insomma, che cosa, perché mi sento un po' fuori insomma in questo momento con questa storia, perché come tutti quanti noi, come dicevi tu prima, Massimo, diceva Giorgio, siamo tutti amareggiati da questa vicenda, no? Eh sì, anche perché insomma noi ci collaboriamo e gli passiamo anche il nostro settimanale e quindi voglio Quindi dire la cosa ci tocca, insomma, cioè, no, vogliamo anche capire perché veramente. credevamo, cioè almeno io vedevo, credo nel lavoro che ha fatto Treiato, perché la redazione è ancora lì, che lavora e quindi che va avanti, no? Con questo lavoro, insomma. Quindi per questo la vicenda di Pino Magnaci è una cosa, ma Treiato è una televisione, all'interno di una televisione ci lavorano tante persone, come qua Beh, a Marche Radio Vanda. Science io potrei sbagliare, però a Radio Science ci collaborano tutti. E mica hanno sbagliato tutti, ha sbagliato Rosario Moreno, semmai, no? No, comunque, E quindi il lavoro di tutti quelli che sono all'interno, no, di una redazione della televisione non bisogna sminuirlo, insomma, No, no, assolutamente no. Anzi, se c'è stato un errore da parte del direttore. Speriamo che almeno la televisione venga recuperata, insomma, tutti i vari sì. spazi Ma informativi, sentiamo domani, Massimo, sentiamo domani cosa si dice, insomma. e che continui con la stessa linea soprattutto, ecco, perché insomma quello che abbiamo sentito, cioè sentiremo sì d'accordo domani, ma quello che abbiamo sentito anche sulle intercettazioni, queste situazioni che sono emerse sono abbastanza, diciamo, palesi. Insomma, io spero veramente che non sia proprio così tragica la cosa, però questi sono i primi indizi Certo. abbastanza seri e quindi mi preoccupano. E va bene, allora alle Io sono 20:12 rimasto ci molto contento, insomma, del parere che Giorgio, insomma, si è collegato con noi, insomma, che ha espresso il suo parere. Questo è molto importante, insomma, per tutta la vicenda, insomma. O no, insomma. Cosa dici, Massimo? Sì, no, assolutamente, anzi noi, ecco, ci tengo, grazie che me l'hai fatto venire in mente, ci tengo a ribadire ancora ai nostri ascoltatori che apriremo queste finestre informative su questo caso, quindi con delle edizioni speciali di Osservatorio Antimafia, nelle prossime ore. Adesso vediamo quando, dunque se domani c'è la conferenza stampa, magari potremmo, anzi, guarda, colgo l'occasione per mettermi in diretta, d'accordo con te, se possiamo aprire un'altra finestra informativa alle 20 di domani. Domani sera. Perfetto, domani è venerdì, quindi possiamo tranquillamente fare, appena saputo, appena insomma venuto a conoscenza di questa conferenza stampa, si può benissimo fare una trasmissione come stasera, insomma. Ecco, poi credo, non so adesso lì come siete organizzati in regia centrale, probabilmente ci saranno anche delle repliche durante Questa la qui ti dico giornata. subito che verrà messa, come quella lì che abbiamo fatto ieri, la lettura che hai fatto ieri sera, verrà messa su YouTube. Ah, perfetto, ecco, Se tu ricordiamo il vedi, canale. l'ho messo anche il link, diciamo, al video su YouTube, l'ho messo anche su Radio Valdichiana, Radio Favaro Veneto, Radio Reno Web, eccetera, su tutte le web radio, i siti delle web radio, ho messo il link al video. E questo qui, appena finiamo, il tempo di finire, che parte alle 20:30, partirà Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, lavorerò su questo video, lo posterò subito su YouTube. E Ah, sta perfetto, andando ricordiamo il anche sulla canale. web TV, scusami, quindi. Sì, ecco, ricordiamo il canale YouTube di Saiuz, di Basta Radio mettere Saiuz. Radio Saiuz. Ah, viene fuori tutto quanto, perfetto. Se Allora, mettono Radio alle Saiuz Live, gli compare il player del live, della trasmissione live che stiamo facendo. Ah, ok, il canale in diretta. Sì, Allora, sì. alle 20:15, ecco, siamo in orario, così questo è il tempo previsto, il tempo massimo previsto per questa
edizione speciale di Osservatore Antimafia. Dunque, chiudiamo qui. Io ricordo che alle 20:30, tra un quarto d'ora, inizierà Pianeta Oggi 20 nel Mondo, e ospite in studio a Fontana Fredda Alviano Appi dell'associazione culturale Il Sicomoro di Pordenone. Ilsicomoro.com, il sito internet, se qualcuno vuole poi andare ad approfondire le tematiche che trattiamo qui alla radio. Grazie alla Regia Centrale. Rosario, da parte mia mi congedo e E ci sentiamo. ci sentiamo. Un Ciao, ciao. grazie a tutti gli ascoltatori, l'assistente alla regia può chiudere la trasmissione. Bene.